Buonasera cari non telespettatori e adocchino a tutti voi, perché il volume è così basso? Io sono Crisale del Keeper di questo lercio canale e questa sera continuiamo Elden Ring dopo aver farmato per tipo una notte intera. Speriamo di riuscire a concludere qualcosa. C'è un castello, quindi presumo di dover andare di qua. C'è un tizio lì che non so cosa sta facendo. Bene, buonasera cari non telespettatori, adocchino a tutti voi. Io sono Crisalide, il keeper di questo lercio canale. Continuiamo questa sera Elden Ring. Comunque, vediamo un po'. No, ultimamente il beveraggio per la fretta mi smette. Mi dimentico sempre di prenderlo. Poi, comunque, se non bevo è meglio perché più bevo, più mi viene da rigurgitare. Quindi faccio le figuracce e più devo andare poi al bagno. Oh, allora, nel mentre mi sono procurato uno scudo. Insomma, migliore. Sono riuscito a potermi mettere lo spadone, che è sicuramente un misto tra la spada di Garzo di Berserk e quella di Cloud di Final Fantasy VII. Anche perché credo che le cose siano in realtà collegate, perché credo che la spada di Cloud sia stata ispirata proprio a quella di Garzo. Perché ora presumo che sia più vecchio Berserk di Final Fantasy VII, non ne posso essere sicuro, ma credo di sì. Comunque, nell'esplorare. Ah, ho alzato a manetta anche la profondità del colore di questa della TV piccina che uso per streamare, perché magari si vede un po' meglio, almeno spero. E dunque, nel girovagare per questi spazi stretti strani, ho sgamato che era questo? Pozzo sul fiume Siofra, sì. Ho sgamato questo posticino. Che dovrebbe essere alla mia portata. Credo che sia un dungeon effettivo, perché comunque insomma abbiamo avuto la prova che finora non praticamente non siamo abbastanza forti per fare praticamente niente, praticamente nulla. Ragion per cui se rimaniamo nell'area di Sepolcrite, in teoria dovremmo essere in grado di poter fare le cose. Quindi proviamo con questo pozzo sul fiume. Pozzo sul fiume Siofra. E che Dio ce la mandi buona. Vabbè, la spada che penetra lo scudo in una maniera potente. Eh sì, è quello che vorrei fare. Cioè, vorrei fare un cazzo di dungeon, insomma, voglio dire. Allora, dovrebbe essere esattamente vicino a quell'albero minore. Dove cazzo sono andato? Sono andato completamente a fanculo. Ora, lo spadone è ancora un po' deboluccio, ma ovviamente, cioè, va potenziato. E nonostante non l'abbia ancora potenziato, è comunque più forte della spada che usavo prima, però. Certo, va usato in un certo modo perché gli spadoni. Cioè, io mi trovo abbastanza bene con gli spadoni. Perché non riesco a riraggiungere quell'affare? Credo di doverlo raggiungere. No, non da qua. Devo raggiungerlo dalla strada. Ok, con il colore potenziato si vede già meglio, eh. Adesso credo di dover salire. Ho un testicolo! Sì, so. Un gufo! Questo è un gufo, eh! No, ma voi dovreste comunque vederlo normale, sono solo io che lo vedo col colore potenziato. Comunque, un gufo con gli occhi gialli. Un po' inquietante, però è bello. Allora, abbiamo tutti questi fiori. Perché devo creare una composizione floreale. Albero madre minore, ho un altro testicolo. Tanto repio, eh! Tanto repio!
E abbiamo un testicolo in meno. Girasole aureo. No, per fortuna, cioè per fortuna, per adesso no, ma perché sto comunque in un'altra parte. Il barboncino nemico si trova a... Come si pronuncia? A Kelid. Kelid, si può pronunciare Kelid o Selid. Comunque è da quell'area là. E visto che non sono abbastanza forte neanche per fare le parti primarie di Selid. Allora, per arrivare al punto un altro testicolo. Per arrivare al punto un altro testicolo dovrei girare. Allora, è così, dovrebbe essere questa. L'entrata dovrebbe essere appunto questa. Via il cavallo. Ho detto via il cavallo, no? Allora, sì, l'entrata è quella, cioè questo pozzo sul fiume Siofra. Io spero che sia un dungeon, perché se no veramente non so cos'altro fare, cioè. Perché dovunque vado sono tutti troppo forti, quindi cioè veramente. Tra l'altro ascensore che dura un'ora e mezza, vabbè. Cioè è un fiume sotterraneo come minimo. Sì, giusto, scapelli, esatto. Sembra una specie di tempio sotterraneo. Rovine gotiche sotterranee. Come questo non è male. Fiume Siofra. Grazia perduta. Ah, pure. Quindi lo conosci, sto pezzo l'hai fatto già. Piante. Erba rugiadù. Ma perché erba con l'H? Di metodo del dito torto invocatore. Già il fatto che me lo faccia trovare qui è un bell'augurio. Domanda. Unità con Valleria Spettrale. L'hai fatta da sola o in cooperativa? Anche se penso di sapere già la risposta. Ho talmente tanta erba che posso fare un pesticida. Lucciola d'argento. Cioè, praticamente a furia di raccogliere erbe ho disboscato l'intero prato. Cioè, non c'è rimasto più niente. Anzi, ho diserbato visto che sono tutte erbe qui. Runa aurea. Quante rune c'ho? 3000. Salta. Salta sin parar. Se mi servono le erbe rugiadose so dove andarle a farmare, questo è poco ma sicuro. Il che non è proprio da sottovalutare. Ecco, già che vedo delle macchie rosse, non è per niente rassicurante. Questi mi sembrano zombie depressi. Sembrano un po' troppo forti però, eh. Quante rune danno? 120. Io mi sbaglio con lo spadone del 2 che dava l'affondo diretto. Qua invece sono tutti.
a circolati. Gna. Oh, ciao Ale, bella! Bella Ale! Però sto morendo, non mi sto curando, sono un idiota. Guarda, se muoio mi sta bene, guarda. Mi sta proprio che bene. Fortuna che sono lenti pure loro. Ma in realtà sembrano degli omini di pietra strani. Ci sto a mettere un'ora solo per ammazzare questi, andiamo bene. Mannaggia le scale che ogni volta... Oh, ancora sei vivo! E basta! Porca miseria, oh. Pietra da forgiatura di livello 4. Mi sa che mi servono ancora quelle di livello 1 per potenziarmi lo spadone che ho. Fungo disciolto. Che serve per fare la boscaiola? Runa aurea. Io mi aspetto sempre che faccia l'affondo diretto, perché nel 2 lo spadone dava l'affondo diretto, qua invece no. Qua da sempre quello circolare. E quanti siete? Ma speriamo non sia quel tipo di fungo. E questi sono forse fin troppo le... Che è quel coso blu? Una bolla d'acqua, che cazzo è? Cioè, tipo, questi sono fin troppo lenti negli attacchi. Altri nemici erano fin troppo veloci. Questi sono fin troppo lenti. Cioè, è un bene perché li posso evitare, però. La bolla d'acqua è sparita. Probabilmente. Ah, è una magia di. Vaffanculo, è la magia di questo. Che fai, magia d'acqua? Che sta, ma l'acqua Piper? Ma è che sono tanti, non danno un cazzo di rune, cioè. Con questi ci metterò 2 giorni però per aumentarmi. Mazza, sto per morire di nuovo. Coso blu, esatto. E muori. Ma finite? Cioè, ce l'avete un limite? E non conviene fare il colpo, perché il primo colpo li scaraventa troppo lontani, a meno che non stai al muro. Ma anche questi c'hanno, cioè, c'hanno un sacco di energia. Niente, ci vuole un'ora per ammazzarli. E in realtà ne ho, però da un certo punto in poi per potenziare la fiaschetta servono più oggetti. Cioè servono più oggetti dello stesso di carne essiccata e immunizzante. Quindi me ne servono di più. Raga, non è per niente, ma mi avete un po' scassato la minchia, eh. Io con tutto il pensiero, veramente. Vi lascio ai vostri pensieri da depressi. Ci devo fare qualcosa con tutta sta sterba rugiatosa, se no cioè, non c'ha senso, che chiaramente mi sta dando un intero giardino di erba. Ne ho disboscato 4 giardini fino a mo. Che poi non è che te ne da solo una, cioè a volte te ne da pure più di una. Quindi è tipo, mo me ne ha date 2, prima me ne ha date 3. No, io non lo sono stato per troppo tempo, mi sono solo fatto del male. La vita è una sola, cioè bisogna cercare di viverla al massimo. I pensieri negativi se ne possono e se ne devono solo che hanno a fanculo. Ah, ma vengono fuori dal terreno! Se Alien viene fuori dalle fottute pareti, questo viene fuori dal fottuto terreno. Cioè, guarda un colpo quanto cazzo lo spedisce lontano. Dai.
Che hanno troppa energia, ci vuole un'ora per ammazzarli, veramente ci vuole troppo tempo. I pesi ci stanno, diciamo che spesso e volentieri la differenza non è quello che ti capita, ma come tu lo accusi. Dalle esperienze negative puoi farti accoppare o puoi fare esperienza. Non dico che uno deve per forza trovare il bene dove non c'è, però tanto finirete prima o poi, no? Forse a questi mi sa che mi conviene fargli il counter, forse gli levo un po' di più. Perché se no così ci metto veramente troppo tempo. Vabbè che la spada non è potenziata, però. Ho finito le fiaschette, cioè mi colpiscono semplicemente. Sono più veloce di loro, Lucciola d'argento. Mi stanno riempendo di lucciole. Una aura di livello 4, più di forgiatore di livello, tutto di livello 4 qua. Lucciola d'argento. Mi ricorda quando da piccolo cercavo sempre di prendere le lucciole, che mio padre mi diceva prendi la lucciola, prendi la lucciola. Quando entravano in casa, gli dicevo: ma perché devo prendere la lucciola, porella? E poi se la stanno, ma da, cioè, da quando sono diventato adulto, non ho mai più visto una lucciola in giro, neanche per sbaglio. Allora, io vengo da sotto, quindi ovviamente dovrei andare di qua. Scapelli. Speriamo che non ci metta altri 2 giorni per salire sto coso. E in teoria sì, se sono dei dungeon il boss c'è sempre. Cioè un boss, anche due, dipende. Ok, esattamente che cosa abbiamo fatto? Che cosa abbiamo fatto esattamente? E anche i due insieme, sì, esatto. Tipo come ho fatto l'altra volta che ci stava il lupo e alla fine c'era quella specie di strega. Boli conservati. Anche se questa era più una peculiarità di Demon's Souls, almeno nel remake, poi nell'originale non lo so. Però nel... Sì, c'è di peggio, lo so. Ecco, lo stavo per dire. Cioè, tipo, e che sono queste zanzare? Non lo so, più grosse di quelle che stanno qua da me. Dico, per esempio, nel Demon Soul, ripeto, almeno nel remake, molto spesso ci stavano due boss uno appresso all'altro. Che cos'è sto schifo? Ah, è un granchio. No, bello, i granchi non si ammazzano. Non mi hanno fatto niente per ora. Ecco, però la zanzara mi sta seguendo. E te ne vai a fanculo. Testa di libella. Ah, una libella. Ecco. Ah, oh cazzo. Oh minchia. Chi ha chiamato il paparino? Dacci i vostri. Non sembra fortissimo. Ah, quindi uccidi anche i tuoi stessi piccoli, bene. Andiamo bene. Erca puttana, non ci vedo un cazzo. Zuppa di pesce stasera. Uova di granchio. Appunto. Con tanto di uova di granchio. Zuppa di pesce. Però ve la mangiate voi perché a me non mi piace. Uova di granchio, ma ancora. Le uova di granchio, se non ricordo male, nei piatti a base di pesce sono abbastanza frequenti. Ok, cavalieri a cavallo come boss? Ma come boss? O come invasori? Non ho capito.
Cioè, il boss di questo livello sono due cavalieri a cavallo, se ho capito bene. Beh, stiamo a vedere. Il posto è molto bello. Dovrebbe essere il cielo, ma in teoria quello non è il cielo perché siamo sottoterra, quindi. Ah, dove è come boss? Ok, sì, scusate. E c'ho il microfono proprio davanti ai commenti vostri, quindi. Convallaria spettrale. Riusciremo a portare a casa una sconfitta di una creatura entro i prossimi. Non dico entro tanto, dentro il prossimo decennio. A quanto sto? 6.000. Ma se uso. Ah, molto carino, ma molto carino intendi carino nel senso pucciosetto o carino nel senso che ti fa incazzare? Anche usando le anime che abbiamo, mi servono 20.000 rune per potermi potenziare. Ah, ecco, perfetto. Devi, guarda, sei veramente molto motivante, mi dai sempre dei buoni motivi per continuare a giocare, guarda. Guarda, come motivi tu le persone, guarda, non c'è nessuno, guarda, non c'è proprio nessuno. Accendi la fiamma. E che ho fatto? Tranquilli, non vi faccio niente. Cosa avrei fatto? Ah, ecco il granchio. Cioè, ma questi comunque sono identici ai. E fanno anche le stesse mosse dei granchi del primo Dark Soul. A livello non mi ricordo come si chiama. Porca puttana, gli fanno la presa. Peraltro non mi sono riposato alla cosa e non mi sono ricaricato le fiaschette. Faccio una brutta fine. Non vedo un cazzo. Ho capito, non vedo niente. Ti faccio fare l'ultima frittura di pesce. Poi. E buonanotte al secchio. Quei classici nemici che non riuscirei ad ucciderne più di uno alla volta. Che già in due non gliela faccio. Oddio, adesso non lo so, È molto che non porto quel cosplay, quindi non lo so. Non lo so se riuscirei a sollevarla con la stessa normalità con cui lo facevo prima. Poi comunque quella mi sono abituato, cioè quella è sempre stata così. Le devo accendere tutte? Devo accendere tutte le altre? E come dovrei. Devo accendere le altre fiaccole? Eh sì, ma come? Come le accendo? Con le bestemmie? Le mando a fanculo? Non c'è la roba a base di fuoco. Come le accendo? Ah, ecco a che serve da accendere ste cose. Accendo ste cose e se accendono anche lì. Non ci avevo pensato. Niente, mi tocca far secco pure sto granchio, vabbè. Vorrà dire che avremo un altro po' di zuppa di granchio stasera. Runa del livello 4. Con questo, tutte queste cose teoricamente potrei già potenziarmi. Cioè, forse. Ah, questa è un'area che non ho visto. Che è quell'affare lì? Che è quel coso pieno dei tentacoli? Che sembra un misto fra il Kraken e il polipo che si usa per fare la zuppa. Eppure è brutto. No, cioè. Questo non ammazzerò mai. Come
fa a essere così forte? Forse gli devo menare in faccia. No, ma questo è proprio forte. O forse gli devo togliere la corazza, perché così non, cioè, non gliela farò mai. Ah, capito. Me lasci in pace. Io me ne vado. Oh, ne ho attaccato uno senza, se stanno incazzati tutti. E che cavolo. Forse dovrò usare il cavallo per far perdere le mie tracce. Eccone un'altra. Che cazzo mi ha tirato sta affare? Tu stronzo maledetto con l'arco. Ah beh, sei furbo. Mi tiri una freccia da un metro di distanza. Sai che sto anche abbastanza alto di livello, eh? Cioè non è che sto bassino. Eppure comunque questi te massacrano. Cioè non è che mi massacrano, non fanno neanche tanto danno, però sono forti. Zampo di gallina, la moglie dorata. Beh. Stivali di pelliccia. E se, sono di pelliccia, perché li dai a me? Li dai a pelliccia, no? Non so chi è sta pelliccia, però. No, non gliela faccio ammazzare la piovra. È troppo forte. Non so se c'è un. Forse c'è un metodo particolare per ammazzarla, perché così non gli faccio. Veramente non gli faccio neanche il solletico. Ammazzato, cioè mi ha ammazzato, mi ha ucciso, cioè mi ha tolta tutta, mi ha tolta. Questo perché evidentemente ho poca difesa magica, soprattutto con lo scudo. Allora io da qua mi sembra che ci vengo, sì. È abbastanza dispersivo comunque questo pezzo. Che altro mi preoccupa il fatto dei poliponi, cioè i poliponi sono letteralmente intoccabili. Cioè io spero che se non li attacco non mi rompono, perché se no io me ne vado. Ciao. Eccolo. Qui sicuramente c'è qualcosa. Queste sono le solite piante velenose fastidiose. Almeno queste non sono fortissime. Quello sicuramente è polline velenoso che ammazza il poison. Come immaginavo. Dovrei riuscire a fare secca quella grande. Poi ho scoperto finalmente che si possono potenziare anche le vocazioni, che qua in realtà si chiamano ceneri. Però per poterlo potenziare servono delle cose che non ho. Quanto? Mi ci vorrà un'ora. Eccala. Mi ci vorrà un'ora per ammazzarla. Io spero veramente che questa non riviva una volta che la faccio secca.
Cioè, tutto sto casino solo per 400 rune. Vabbè. Polvere di Miranda. E chi è mo sta Miranda? Fiorveleno. Dovrò riandare verso la. Mi farebbe molto comodo se mi sbloccasse un altro checkpoint, perché sennò devo tornare tutto indietro solo per ricaricarmi le rune. Le ampolle. Beh, però io sono stronzo perché ho il cavallo e non lo uso. Cioè, io sono proprio stronzo, so. Che di solito mi piace girare a piedi per avere la possibilità di girarmi meglio i posti. Questa è una catapecchia letteralmente inutile, non c'è niente dentro. Lasciamo passare la palla. Non mi va di giocare a palla adesso. Vediamo che c'è qui sotto. Mali mortanguili tuoi. Sei fortunato che non t'ho visto che arrivavi. Ora le faccio vedere i sorci verdi. Eppure a sorci verdi, eppure a colori. Vediamo cosa c'è qui su. Un ben amato cazzo. Trancio di. C'è tutto sto macello per un cazzo. Oh, quello è un checkpoint. Dico tutto sto macello per un cazzo di trancio di carne. Vabbè. Volevo un po' di carne e me ne andavo all'osticceria. Oh, cazzo. Non mi dica un polipo quello. No, è un granchio. Però, visto lo status in cui sono, anche un granchio può essere pericoloso. Se riuscissimo a raggiungere il checkpoint senza dare troppo nell'occhio sarebbe meglio, però ce l'ho proprio qua sotto, a meno che non se n'è andato. Via! Anzi, cavallo, trotta cavallo! Furia cavallo del West! Via! Allora, usiamo le rune che abbiamo preso fino adesso, magari riusciamo ad aumentare di livello così. No. Purtroppo non sono sufficienti. Comunque siamo arrivati fino a qua. E ho visto anche tipo qui, mi sembra. Eccola là, infatti, quella è sicuramente una torcia da accendere. Sperando che i granchi mi lasciano in pace. Qualcun altro? M'hanno piato in due, eh sì. Questo è un bel problema che m'hanno piato in due. Sono pure in tre. Almeno questi sono riusciti a farlo secco. Salvato dalla roccia. Aspetta, mi ha lasciato qualcosa? Freccia persecutoria. Allora, io posso accendere i fuochi con la sola imposizione delle mani. Giglio di Trina. Ma
Ma ripeto, se è di Trini, datelo a Leni, non lo date a me. Granchio ci mette un po' di più a stordirsi. Ma se stordi, vai, che mo te pio. Eole, altra zuppa di pesce, tiè. Chi vuole zuppa di granchio? Uova di granchio, appunto, striscia di carne bianca. Scapelli. Scapelli. Oh, buonasera, Mid. Lascio un altro granchio, per adesso zuppa di pesce e basta. Anche perché non mi piace. Allora, questo no, ho rifatto il giro per ritrovarmi allo stesso posto praticamente. Dunque. Dovrei dover andare in questa direzione. Fai la bella addormentata nel bosco allora. Ecco sti cornuti. Che stanno facendo? State facendo? Cos'è, il ballo tirolese? State facendo il ballo tirolese? Ma sul serio, mi state prendendo per il culo? Cioè, che si fanno il ballo tirolese? Ascia mandibolare. Peccato che non uso le asce, però vabbè. Lasciamo perdere l'ascia. Soltanto Bud Spencer può fare il ballo tirolese. E che cazzo. Nessuno può battere Bud Spencer al ballo tirolese. Ecco, è nato che fa il ballo tirolese. Ma in realtà se ti prendono... Cioè, diciamo che con la spada che ho dovrei essere un pochino più dannoso, però vabbè. Non pre... c'è un testicolo lì giù. Lì su. Bud Spencer può battere Goku, Superman e addirittura può battere Chuck Norris, ti do questa notizia. Guarda se non finisco di sotto, eh. Tanto te pio, eh. Non scappi, che tanto te pio, è qua. Scena di guerra, posizionamento. Batman non saprei, però diciamo che c'è da discutere. Comunque, diciamo, uno scherzi a parte, se parlando seriamente... Sono Batman. Esatto, sono sempre Batman. Parlando seriamente... Oh, un sorcio. Cos'è, il re dei topi? L'unico che si è dimostrato alla pari di Superman è Amen. Sì, sicuro. Che c'è stato un crossover della DC con He-Man, dove He-Man era alla pari di Superman. Niente, ho fatto incazzare il re dei topi. Non riesco a far fuori neanche quelli piccoli, figurati quello grande. Sì, è lo stesso. È leggermente diverso esteticamente, però si parla sempre di quei topi là. Quindi è praticamente la versione incazzata di Ratatouille. La versione non family friendly di Ratatouille. Ok. E chi cazzo è che mi ha lanciato sta freccia nel culo? E due? Chi è che mi sta lanciando le frecce? E ne approfitti perché non ti posso guardare.
Sì, io se non so chi mi sta colpendo, però. Cioè, mi hanno messo ste frecce che sembrano una specie di albero di Natale con le cose nel culo. Praticamente hanno fatto un crossover fumettistico, solo fumettistico, He-Man contro Superman. Quindi la DC ha fatto un crossover con i fumetti di He-Man. E He-Man si è dimostrato alla pari di Superman. Però vabbè, diciamo che ci posso anche stare perché comunque He-Man, nonostante sia alla fine sia un tizio, una specie di imbecille in mutandoni, viene comunque definito come l'uomo più forte dell'universo, quindi. Ma è un fumetto vecchissimo comunque. In tutto questo io ancora non ho capito che mi stava lanciando le frecce. Cioè ne porto ancora una su per il culo. Sembra che siano finiti i tizi del ballo tirolese, almeno quello, eh. Eccala. Eccolo quello che mi sta Ah, lanciando qui, le la fortuna frecce. viene a me. Qui, qua, la fortuna viene qua. Patriota sarebbe quello di The Boys, penso. Penso tu intendi quello. Cioè, come cazzo fai a lanciarmi una freccia da quella distanza e prendermi? Cioè, non è possibile questa cosa che fai. Non è possibile. Cioè, mi lanci una freccia da un. Vabbè, no, raga. Cioè, così non si fa, però. Cioè, non ci si fa. Proprio non ci si fa così. Non ci si fa. Vadi, continua a farla finita. Vabbè. Perché poi questi alcuni appaiono, altri invece rimangono nascosti nel nulla. Quindi. Mi tocca pure ammazzarli ogni volta. Allora, adesso devo correre letteralmente a galoppino verso le rune. Prima che mi fanno secco e mi ammazzano un'altra volta. C'è tutta una serie di persone che sta facendo il ballo tirolese. Via! Dove sono le mie rune? Datemi le mie rune o mi incazzo! Ai, niente, oh. Te piano. Niente, te piano lo stesso. C'è niente da fa. Te piano per. Te piano lo stesso. Però almeno. Che palle, guarda se. No, ho sbagliato. Non dovevo chiamare cavallo, mi dovevo curare. Ma che te strilli? Vattene a letto. Oh, adesso io vorrei capire qual è quel maledetto bastardo che mi ha ammazzato prima. Io quello voglio sapere. Chi è stato che mi ha ammazzato prima? Che qua me ne sono venuti tipo due. Perché io mo dovrei riuscire ad andare verso quell'altro che mi tira le frecce. Perché è lui quello pericoloso. Che se non viene nessuno, io non ho problemi. Però devo capire da dove salire. Vediamo se si può salire da qua. In teoria si può salire, ma ci stanno un paio di sorci. Ma noi i sorci li evitiamo. Adesso faccio un favore a tutti quanti e ficcati quelle frecce nel culo. Eccolo lo stronzo che mi ha ammazzato prima. Anzi, gli stronzi perché sono due. Però mo siete arrivati tardi. L'ho fatto prima io. Un paio di sorci. Oh, non sono morti i sorci, li mortacci vostri. Bravo, pure io. Aia, aia. Ecco. M'hanno via da sorciate e m'hanno fatto. E fanno. M'hanno fatto secco. Ma tu mi hai da spiegare perché l'hai mancato? Come fai a essere così stronzo a mancare un nemico a un centimetro di distanza? Questi li manchi perché sono bassi. Questo dovevi fare prima, beccarne uno con tutti e tre. Brindisi per le. Non c'ho il coso, vabbè. Oh, e mori? Brindisi per le pannocchie in culo! E vaffanculo! Allora, lì c'è. No, ma quello è un animale, non serve che lo uccidiamo. Quindi dovrei continuare per di qua, verso. Scusate. Spero non ci siano sorprese lì su perché non c'ho più niente.
corno porta fortuna della chiarezza. Perché ci sono dei candelabri qui? Perché dei candelabri all'aperto? Perché non c'è niente qui? Perché scapelli. Perché è uno strillo. Io non sono sensibile ai rumori forti. Esamina. Usare chiave della spada di pietra. Hai preso chiave della spada di pietra dopo l'uso. E quindi ho attivato l'ascensore in questo modo. Devo solo accendere queste cose. Questa alla fine è un'uscita per una... cioè è una seconda entrata. Quindi adesso noi torniamo indietro e vediamo di trovare le altre torce, i braceri, quelli là da accendere. Ecco, peraltro lì sopra c'era anche... l'ho presa quella? Mi sa di no. Questa mi sa che non l'ho presa. Sono 8. La cosa che adesso mi vado del culo è che io, accendendo questa torcia, mi si riformano i mostri giù. E non posso neanche aumentare il livello. Mi mancano quasi 4000 addirittura. Forse ho preso qualche altra runa, però. E 800. Ma ci pulisco il culo con 800 rune. Usando il teletrasporto. Ok. Allora, in teoria sarei avvantaggiato perché ho il cavallo. Cioè, no, perché sto da dietro. Però siccome non mi va di riaffrontarli, io ciappo il cavallo e via verso nuove mirabolanti avventure. Aspetta però, là mi sa che c'è un seme di sole. Seme d'oro. Quando ci stanno sti alberi d'oro c'è sempre il seme d'oro. Cioè, è una cosa che ho imparato. Allora, dobbiamo ritrovare il teletrasporto. Il teletrasporto. Forse era di qua. Allora, lì c'è un testicolo. Questo è forte. Allora no, il teletrasporto non sembra essere qui. Però qua c'è una torcia. Via! Oh, e ci stanno pure due sorci però. Cioè non si può vedere che i sorci sopravvivono a due colpi di spadone. Non si può veramente vedere. Eccola. Tutte e tre. Ma palla finita. E io... eccone... oh, guarda dove stava questa. Guarda dove cazzo stava questa. Cioè, nel bel mezzo del casino. Me ne manca soltanto una. Me ne manca solo una. Palla finita. E questa è l'ultima. Da qualche parte il potere si accumula nelle corna. Solo a me sembra molto ambigua sta frase. Se te pieno male te fanno male però, eh. Se mi posso muovere, eh?
stronzo deve morire. Allora, quelli è meglio lasciarli là, anche perché sennò cominciano a spararmi quell'altri con le frecce. Quindi, allora, torniamo all'inizio. La scalinata dovrebbe essere questa qua. Dovrebbe essere, esatto, i campi del Sacro Corno. Uccidiamo un altro paio di nemici, così possiamo aumentare. Che, cioè, in un'ora e mezza di combattimenti ancora non sono aumentato di una volta. Ma intanto ho visto che là c'è un oggetto. Mi sa che mi serve... Forse... No, forse non serve il cavallo. Ok, serve il cavallo. Questo povero cavallo, cioè, si è costretto a infilarsi in posti assurdi. Runa aurea di livello 3. Con questa dovrei riuscire a potenziarmi. Allora, direi che l'energia sta bene così, posso anche lasciarla perdere per un po'. O la forza o la tempra, visto che la tempra è un po' bassa, facciamo la tempra. Forza 32, lo scudo che c'ho di là, la forza è la 36, portiamoci la forza a 36 allora. Adesso andiamo a vedere che cosa ci aspetta in cima alle scale. Crisalid, si chiama con il mio nick. E utilizzo il nick di Crisalid esattamente da 23 anni, perché è nato nel 1999. Incredibile pensare che sono passati 23 anni. Campi del Sacro Corno. Vediamo un po' che cosa ci offre la casa. Tocca i resti di corna. E beh? E che è? Ah, ecco il boss, vabbè. No, 23 anni, giocavo già con la PlayStation e col Dreamcast. Vabbè, vediamo un po' chi è. Attraversa la foschia da soli. Io più che spirito ancestrale l'avrei chiamato spirito cornuto. Ciao Robby, buonasera. Sì, dai, benino, dai, benino. Ho a che fare con un cornuto. Niente, comunque riesco a fargli solo due colpi. Più dei due colpi non riesco a dargli. Mi sono distratto per riprendere le anime. Guardi, sono morti per le corna. Poi sto notando che il suo vero punto di forza è se ti prende con il primo colpo di incornata, perché se ti prende la prima volta, poi automaticamente ti teletrasporta davanti e ti fa tutto il resto delle cornate. Cioè lo fa. Ma tu me la spiegare perché non l'hai piato, ma sei cieco? Questa era una bella zoccolata. Ehi, che botta. Catarrata di metano! Come hai fatto a non prenderlo? No.
Ho schivato apposta. E poi non fa tanto danno sta mossa, nonostante tutto. E riuscissi a mettermi bene sotto. Aia. E mo mi sta di sfiga però, non riesco a mettermici sotto. Mi sta di una sfiga allucinante, non riesco a mettermici sotto bene. E qua sei fortunato se il terzo colpo va in vuoto. Comunque nonostante la sua stazza è anche abbastanza veloce. Non rimane mai troppo fermo, ovviamente. Mi sono dovuto allontanare per forza, non c'ho abbastanza stamina per pararmi. Tanto te pio, eh. Tanto te pio. Sta più appena che te pio.